Grazie di aver accostato. Di nulla. Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa. Capisco. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Vada verso est. Arriverà dritto a Little Hope. Allungherà di poco il tragitto. Sprechi ancora quel gettone e lo consumerai. Da quanto tempo non bevi? Pochi giorni, saranno 3 mesi. Bravo. I primi 90 giorni sono i più duri e intensi. So che non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. È la strada sbagliata. Tutto bene, è solo una deviazione. No, non va bene. Adesso calmati, è tutto ok. Ti prego, ehi. John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. Smettila, James. Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio? Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Sei ubriaco? Ma che sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare. Non sto esagerando, lo sai. Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica... Ripeti questa storia da anni. Piuttosto mi preoccupa Megan. Cosa avrebbe Megan? Non ho notato niente. Cosa vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene. Non scherzo, Jane. Ti preoccupi troppo per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma non mi dire. Hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia, io famiglia. Non lo definirei nulla. Mi servirebbe una mano. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto non sia dura per me. Non sei l'unica persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Non hai il momento. Non stasera. Non è il momento. Tania è in ritardo. Sta capitando più spesso. Almeno qualcuno di noi si sta divertendo. Lasciala stare. È lui che mi preoccupa. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta. La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini. Thank you.
piedona. Vedi di non rompermi il disco, capito? Ehi, adesso smettila di fare lo stronzo e dalle tregua. Va bene, madre superiora. Ma non capisco perché la difendi. Accidenti. Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Come andiamo? Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continuano a litigare da quando è rientrato papà. E per cosa stavolta? Papà ha bevuto. Chi l'avrebbe detto? Ormai non fanno che litigare, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi. Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. Nella vita precedente sarà stata un marine. Perché è così arrabbiato? Stasera è ancora più insopportabile del solito. Che rompipalle. Qualcosa che non so? Ehi, Dennis! Ehi! Non ora, sono impegnato. Ehi, smettila di fare la scema. Oh! Che spavento. Mi hai fatto paura, tesoro. Vi ho sentiti parlare di me. Non ora, Megan. Mi piacerebbe fare il bagno in pace. Mi serve una pausa da questo manicomio. Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Sai come sono, peggiorerei le cose. Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Mi chiedo perché le stiano sempre addosso. A proposito dell'argomento, nobile cavaliere, dov'è la principessina? Megan si trova di sopra. Potresti parlare con lei, se non hai altro di meglio da fare. La cerco io. Devi tenere d'occhio tua sorella minore. La mamma è in pensiero per lei. Non riesco a capire perché. Con una famiglia unita e presente come la sua. Provaci tu a gestire una famiglia così.
Anche il diavolo in persona non riuscirebbe a non dare di matto. Brutto orologio di merda. La via di fuga perfetta da questo manicomio. Ehi, Tania! Sei di sopra? Come sta Megan? Non so, non l'ho ancora trovata. Ehi, fate silenzio! Sto cercando di dormire! Ecco, hai svegliato la bella addormentata. Beh, pazienza, cerca Megan! Calmo, ci provo. Fammi un favore. Niente urla per qualche minuto. Vorrei un po' di pace in questa casa. Già, fortunatamente porti tu la pace. Dammi a sentire, umorista. Oggi non è giornata. Comunque, che cos'era quel chiasso? Stavo solo cercando Tania e Megan. In bocca al lupo. Megan è una vera peste. Anthony, dove cavolo sei? Anthony, si può sapere dove sei? Anthony, mi sto arrabbiando sul serio! Anthony, se non mi rispondi... Forse hai ragione sulla mia famiglia. È tutto vero. Tania, che succede? Quella peste mi ha chiusa fuori! Sto congelando! Adesso ti apro, lascia stare Megan. Aspetta. Merda! Megan! Sei dentro! La cucina sta bruciando! Che cazzo succede? Megan! Mamma! E dove siete finiti? Anthony! Aiuto! Ehi, quassù! Che cosa diavolo ci fai là sopra? Ero chiuso nel solaio. Vai al balcone! Anthony, aiuto!
con la finestra, presto! Tania, di qualcosa! Salve. Il mio benvenuto. Non ci siamo ancora conosciuti, se non mi sbaglio. Non importa. Questo è il mio personale archivio. E io sono il curatore, il custode di queste meravigliose storie. E oggi ho un racconto davvero speciale in serbo. Inquietante, vero? In realtà non c'è nulla da temere. Questa particolare storia non è ancora stata scritta. È stata solo abbozzata e le scelte dei protagonisti la completeranno. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. Quel che è fatto. O forse no. Comunque, è meglio pensare al futuro. La vita è un'ombra sfuggente, no? Quello di cui sto per narrarvi è un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Sono infinite le direzioni verso cui sarà possibile incamminarsi. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta, nella speranza di giungere alla verità e all'esito che abbiamo desiderato. Come nella vita, ogni decisione conta. Le scelte del singolo influiranno su tutti. Questo era l'inizio della storia. Quale immane tragedia. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Cosa scegliere? Ragione? Sentimento? Meglio seguire la testa oppure il cuore? Non c'è risposta giusta. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio, per quel che vale, è: sii sempre fedele a te stesso. Ma io sono qui soltanto per annotare gli eventi, non per aiutare. Si suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito, apparentemente. Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Ah, ancora un'ultima cosa prima che ci separiamo. Vi sono immagini in Little Hope che, se trovate, mostrano squarci di un possibile futuro, qualcosa destinato
o non destinato ad accadere. Se usate, saranno di grande aiuto. Si celebra un funerale, vedo. Ci vediamo. A presto. Ah, quanto mi piace un buon funerale.